Buongiorno, ciao, ciao Glauco. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti quanti, cari amici, care amiche, fratelli, sorelle, Cari cugini, amici lontani e vicini. cari amici vicini e lontani, anche quelli che Questo vivono nelle isole. esatto, questo è il nostro secondo appuntamento per la tua interessante rubrica Ordine e Caos. Grazie per l'interessante. Ecco, Glauco, però l'altra volta ci siamo dimenticati. Ci vuoi dire perché questa rubrica l'hai voluta chiamare Ordine e Caos? Molto brevemente, poi arriviamo subito Ah, all'argomento. addirittura questo, devo svelare i segreti più intimi, ma insomma potevo chiamarla Yin e Yang, potevo chiamarla rosso e nero. Comunque, io nel corso della vita ormai ho consolidato una certezza che noi ci muoviamo tra due polarità. Consolidato questa certezza anche perché i grandi del passato non hanno fatto, alcuni grandi del passato non fanno altro che ricordarcelo. E allora in questo caso le polarità che io ho voluto scegliere di riferimento sono l'ordine e il caos, no? Perché così la sensazione oscilla in continuazione tra questi due poli. Alcuni pensano che noi dobbiamo ricercare in modo anche coatto l'ordine, altri pensano che dobbiamo abbandonarci un po' di più a quello che si chiama il caos, il caso e così via. Comunque sta di fatto che secondo me tutto quello che succede si inscrive e oscilla tra queste due enormi idee guida, queste due polarità. Ecco perché ordine e caos. Grazie Glauco, perché qualcuno me l'aveva chiesto. E proprio parlando di grandi, oggi vogliamo toccare un argomento particolare che nessuno sta toccando in quest'ultimo periodo, cioè il grande reset globale di cui molti parlano e la teoria, che qualcuno dice complottista, dei grandi che a Davos si riuniscono ogni anno per il World Economic Forum per decidere i destini del nostro globo, quindi sono giornali, anzi politici, economisti, intellettuali e scrittori. Però a te la parola, Glauco, cosa vuol dire il grande reset? Allora, il grande reset, perché significa quando tu reset una macchina, no? Quando dici anche al computer reset, significa che tieni conto di tutto quello che è successo fino a quel momento, però poi gli chiedi un riordine, un set, to set significa mettere a punto. No, set the table significa fare la Certo. tavola, ma comunque Certo. to set significa mettere a punto, anche quando si dice il set cinematografico, no? È un luogo, il set, dove gli umani organizzano le loro azioni. Quindi il grande reset, secondo alcuni, sono le manovre in corso. Oh, su questo ci sarebbe da dire tante cose, perché non è che c'è un giorno X, un'ora X in cui scatta il grande reset. Il grande reset è in corso, così come non c'è un giorno X, un'ora X in cui il nuovo ordine mondiale si instaura e giura sulla Bibbia galattica, a patto che ci sia e a patto che volesse giurare. Il nuovo ordine mondiale è in corso, cioè c'è un gruppo di umani che da tanto tempo, adesso non lo sappiamo, anche dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma anche da prima, insomma, quelli che avevano i privilegi, le élite planetarie hanno sempre tentato di instaurare un loro governo, fatto di alleanze tra di loro, però anche di scontri tra di loro. Vabbè, allora, recentemente che cosa è successo? Che la Sky News Australia, dice, ma andiamo a prendere una cosa molto remota. Sì, prendiamo una situazione remota perché chi si aspetterebbe che Sky News Australia, che abitualmente è considerata Sky, è un grosso conglomerate che apparteneva a Rupert Murdoch, che adesso è stato venduto a Comcast, ma
insomma era il polo conservatore, diciamo, no? Il polo conservatore. Eppure qua adesso l'oggetto di questa puntata è proprio chiarire, adesso si chiarirà nel corso del tempo, che le definizioni del passato non corrispondono più alla realtà del presente. Quindi che Certo. cosa è successo? Che un giornalista, che poi è un giornalista, ma è anche soprattutto un produttore di pubblicità, quindi uno che ha una sua visione liberista comunque, attacca Davos, lui si chiama Rowan Dean, e abbiamo pubblicato ieri il suo video, per chi l'ha visto sa di che si tratta, attacca Davos, e la cosa bella è che, la cosa interessante, è che Rowan Dean, che è un liberista, e poi vedremo, è anche un filo Trump, che questo è anche importante, definisce quelli di Davos comunisti. Hai capito quello che sto dicendo? Certo, 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 certo. Allora, è strana questa cosa, no? Perché come si fa a definire comunista un'elite che è il famoso 1% che possiede il 90% della ricchezza del pianeta? Però perché li definisce comunisti? Perché secondo lui, e questo è anche da dimostrare, sebbene in gran parte se non ci siano state delle tracce, loro si stanno alleando con Xi Jinping e con il Partito Comunista Cinese. Quindi chi si allea col Partito Comunista Cinese, secondo gli australiani, secondo questo signore, secondo un gruppo di pensatori, diventa comunista. Perdonami, Glauco, posso farti una Per contro, domanda? lui, e finisco, il Partito Comunista nel corso dell'intervento cinese lo definisce fascista. Allora, io dico nella premessa, è lui che è molto confuso, certo, lui probabilmente, se noi lo misuriamo, diciamo, alla luce delle nostre tradizioni accademiche e, diciamo, abituali, giornalistiche, a noi ci sembra un uomo confuso, ma lui non è confuso, è semplicemente uno che guarda il mondo da un altro punto d'osservazione e che definisce le cose in un modo diverso da come le definiamo noi. Prego, che mi volevi Mi hai già risposto alla domanda che dire? Ah, la domanda. ti volevo fare, una domanda che ti volevo fare proprio sul suo punto Però di vista. questo ci porta al fatto che questo reset in corso, ma insomma tutte le grandi operazioni, anche finanziari, militari, hanno invalidato la definizione di destra e di sinistra. Tanto bisogna ricordare che qua sembra che uno, che la destra nasce così, dal nulla. No, la destra e la sinistra si sono definite per come si siedevano nel primo Parlamento italiano. Allora, la prima destra era una destra di agrari e di capitalisti. Il rappresentante massimo era Cavour e si sono chiamati destra. Gli antagonisti, che erano quelli che difendevano, cominciavano a difendere i movimenti operai e i contadini, si sono chiamati sinistra. Ma questo accadeva nel 1870. Adesso 48. sono passati 150 anni. Certo, è vero che la definizione di destra si è rafforzata con il fascismo, perché il fascismo poi si autodichiarava di destra, perché c'erano i comunisti che andavano avanti e erano loro sempre di sinistra. Ma oggi che non ci stanno più i comunisti, che quelli che ci stanno vengono definiti fascisti, oggi che il PD incarna gli interessi del liberismo, e il PD è diciamo, i resti, insomma, nella tradizione, i resti del movimento operaio in Italia, come si fa a continuare a definire la destra e la sinistra secondo questi parametri? È una fesseria, cioè o è una fesseria o è strumentale. Purtroppo spesso è strumentale, l'abbiamo visto anche nell'ultima manifestazione di sabato, in cui si dà del fascista a gente che non c'ha niente a che vedere con il fascista. Però, siccome il fascismo, fra l'altro, essere fascisti è reato, cioè, no, non è reato, ma insomma, cioè, come si dice, insomma,
riportare a galla le tradizioni fasciste, è stata una Apologia di reato. legge che dice che apologia di là. Allora, qualcuno che però è scorretto, è molto scorretto. Ma scusa, Glauco, E questi qualcuno sono i giornalisti, cioè beh, comunque no, i non media. generalizziamo, sono i giornalisti di alcune testate, non è Certo, tutti di i alcune testate, no, no, giornalisti. certo, di alcune testate. I giornalisti sono un gruppo antropologico che idealmente copre 360 gradi di opinioni. Allora, in una porzione di opinione, alcuni giornalisti impropriamente, vigliaccamente, anche diciamo molto ignorantemente, fanno questo cortocircuito e definiscono gli antifascisti. Comunque dall'altra parte non è che è meglio, dall'altra parte c'è, cioè, i giornalisti della cosiddetta destra definiscono comunisti gente che poi invece non lo è, e lo fanno perché quella è una connotazione secondo loro negativa che porta acqua alle loro argomentazioni e così via. Ma insomma, è una fesseria. Io vorrei ricordare una cosa, cioè noi siamo in presenza di questo dualismo che definisce la politica. Ma questo dualismo ha delle origini filosofiche, anche esoteriche, cioè noi non dobbiamo dimenticare che secondo alcune interpretazioni che io condivido, è la massoneria che, essendo organizzata su un sistema di due colonne bipolari, va bene, questo ce lo insegnano anche alcuni grandi maestri massoni che sono apprezzabilissimi, perché pure lì non tutti i massoni fanno gli affari loschi, alcuni si rivolgono anche ad una visione altissima, e hanno fatto nel corso dei secoli e continuano a fare alcuni delle cose fatte bene. Allora, la massoneria, quando in Occidente ha assunto una posizione rilevante, ha voluto stabilire il bipartite system, il bipartite system, il two-party system, ok? Perché? Che noi conosciamo come democratici e repubblicani in America, laburisti e conservatori in Inghilterra, e così via attraverso altre sfumature. E in Italia, D'Alema e Berlusconi si sono sforzati al massimo di instaurarlo, però non ci sono mai riusciti. Ma perché tutto questo? Perché la visione teorica è giusta, nel senso che le due componenti che dovrebbero alternarsi nel corso del two-party system rappresentano quello che per gli indiani è la conservazione e la distruzione. Quindi abitualmente la conservazione poi sono i repubblicani, i conservatory, infatti si chiamano Tory, conservatory, gli inglesi, mentre invece la cosiddetta distruzione, che era Shiva all'origine, diciamo, era rappresentata dai democratici, dai laburisti, e qui da noi dalla sinistra, cioè per distruzione si intendeva la modifica costante dell'ordine imposto dalle élite. Ma non è più così. Cioè le polarità si sono talmente tanto invertite che oggi, sempre per tornare alla massoneria, se andiamo a cercare, come ci dice Gioele Magaldi, le logge aristocratiche non stanno più tra i conservatori, ma le logge aristocratiche sono, diciamo, piene di democratici. Dobbiamo pensare. Perché che cosa dice poi Gioele? Che ci sono delle logge aristocratiche e delle logge democratiche. Allora uno si aspetta che le logge democratiche siano nei partiti democratici, ma non è più così. Cioè il reset non è solamente il reset di strutture finanziarie, di produzione, di distribuzione e di norme, è anche un reset di visioni filosofiche, quello in cui ci troviamo. È anche un reset di definizioni, perché se noi non torniamo a dare il giusto peso alle parole, faremo sempre una. Altro che ordine, staremo sempre nel caos.
Ma scusa Glauco, quindi mi vuoi dire che tutto quello che è riconducibile ai grandi temi sociali, economici, è riconducibile alla massoneria? No, non solo, ci mancherebbe altro, però la massoneria è uno, secondo me, dei quattro grandi soggetti che in Occidente danno, giocano, fanno girare la partita. E quali Però sono gli altri? all'interno di ogni soggetto c'è bivalenza, all'interno di ogni soggetto c'è dinamica, all'interno di ogni soggetto c'è ordine e caos. Cioè anche all'interno della capoccia di Xi Jinping, di Putin e di Donald Trump o del suo avversario Biden, quando si mettono a letto c'è dinamica. Bisogna smettere di pensare che c'è una come si chiama? Monobinario sul quale uno poi si assetta e va in eterno su quel binario, perché non è così. Però tu mi hai fatto una domanda. Allora io, che credo in questa teoria, che però è molto rischiosa, perché è una teoria, insomma, voglio dire, come si dice, non popolare, però ogni volta che poi la racconto viene condivisa. Io ho detto ci sono quattro grandi forze in Occidente. Quali sono? Allora, prima di tutto la massoneria, che è organizzata su scala planetaria, che ha al suo interno sia la conservazione che la rivoluzione. Insomma, noi ci hanno raccontato, cioè, e io ci credo, che anche Lenin aveva forti rapporti con la massoneria. Cioè, capito? Cioè, ci sono delle tracce di affiliazioni massoniche che ci fanno capire che una grande Weltanschauung, visione del mondo, del passato, del presente e del futuro, che ha coinvolto grandi pensatori, comunque grandi personaggi, comunque di destra e di sinistra, per semplificare. Poi c'è quella che si chiama finanza ebraica, che pure lei al suo interno ovviamente ha delle componenti che sono, che ne so, Filo Netanyahu e Anti Netanyahu, che sono, diciamo, progressiste nel senso più popolare e che invece sono conservatrici nel senso più popolare. Quindi anche lì c'è una forte dinamica. Lì però c'è un tabù, così come per la massoneria. Non se ne può parlare chiaramente, molto chiaramente, perché se ne parli molto chiaramente ti danno dell'antisemita, che non c'entra nulla. Però non si può dire, ah, guarda che cosa fa la finanza ebraica qua in Italia. In America si dice come? Che in America è chiaro, è evidente nei giornali, dal New York Times, che comunque si iscrive in quell'area, agli altri, di volta in volta si capisce chi è, quali sono i gruppi di potere che hanno mosso delle cose. Poi c'è il gangsterismo internazionale. Chi è la capofila? Boh, fino a qualche tempo fa era la mafia, adesso c'è la 'ndrangheta. E poi ci stanno i grandi gangsterismi internazionali che stanno tra di loro tutti insieme, cioè dal cartello di Mendeleev alla Yakuza giapponese, alla mafia russa e così via, i quali si occupano in gran parte di affari loschi, però si occupano anche, questo ce lo insegna la fanta politica, ma non è tanto fanta politica. Si occupano anche di fare il lavoro sporco per conto dei servizi segreti e in cambio ricevono una serie di benefici, Favore. ovviamente. E siamo al terzo polo. Il quarto polo è il polo delle religiosità. Va bene? Che oscilla in alcune aree, il quarto polo è dominato dai cattolici, in alcune aree, in altre aree è dominato dai musulmani, che al loro interno hanno le scissioni, no? Noi sappiamo benissimo che pure lì ci sono perlomeno due poli che interagiscono tra di loro. Quindi, ovviamente, in Oriente, un pezzo, per esempio in Birmania, il grande polo è costituito dai buddisti, no? Nelle zone, diciamo, che erano comuniste buddiste, e così via. Insomma, voglio dire, avete capito, no?
Il quarto grande polo, al variare delle aree, è costituito dalla grande religione dominante su quel territorio, sulla quale comunque si innestano la massoneria, la finanza ebraica e le mafie locali. Una domanda, Glauco. Questa tua teoria è molto affascinante, credo che non hai elencato in ordine di importanza, perché Ah, diciamo ma che io non la un'importanza. conosco l'ordine di No, importanza. ho capito, ma poi dipende anche, come hai detto tu, dalle zone. Ecco, ma queste quattro macro aree, Forze. queste forze possono influenzare comunque quello che da molti è stato chiamato il reset globale, quello probabilmente a cui stiamo assistendo. Assolutamente sì, nel senso che sono loro che si occupano del reset. Ma il reset, però, fratelli e sorelle, non è una scelta fatta a tavolino dalle elite perché vogliono imprimere un giro di boa alla storia. Il reset dipende dal fatto che la rivoluzione industriale ha ceduto il passo alla rivoluzione digitale. E quindi quella che una volta era il modo per controllare i territori, diciamo, cioè quello che dava all'elite il potere una volta era il controllo delle merci, la loro produzione e la loro distribuzione, cioè produzione e consumo. Oggi quello che darà, che sta dando e che ne darà sempre più di controllo all'elite è la digitalizzazione. Per cui il reset è questo. Cioè, se noi vediamo che nel recovery fund ti danno idealmente, io non credo che ci daranno mai, 209 miliardi di euro di prestito. Però ti dicono subito che 40 miliardi devono essere investiti nella digitalizzazione. E questo è il reset, no? Non è che qualcuno si alza la mano, è la continuità della voglia di egemonia da parte dell'elite, Beh, che ma non solo, assume forme diverse. a questo punto non solo, perché una ipotetica, come si dice, tessuto sociale anche occidentale tipo cinese, dove tutte le persone sanno quanto al mese devono prendere, o reddito di cittadinanza, o reddito globale, non ci sono più gli imprenditori che rischiano di proprio, quindi che aumentano il fatturato delle aziende, che diventano i nuovi ricchi. E quindi consumano di più, ma se noi veniamo messi nella scatolina cinese dove tu, famiglia di tre persone, consumi in un mese per X euro e quindi X energia globale della Terra, in questa maniera si evita anche quello che sta succedendo negli ultimi anni, dove la popolazione cinese aumenta, dove tutti vogliono qualcosa in più degli altri, però le materie prime sono sempre di meno e diventiamo sempre di più. Quindi un controllo proprio sulla sociale, sulla società, sull'individuo. Il reset prevede che le democrazie liberali cedano il passo al capitalismo di controllo. Questo Cioè, praticamente un modello cinese, perché diciamo per il nuovo però capitolo. questo è un'accelerazione un po' forte, perché il modello cinese, a parte che io credo che non sia conosciuto a fondo, perché avrà mille sfaccettature. Ci sono 53 gruppi etnici diversi in Cina che tra di loro si aggrovigliano, quindi ci stanno chissà quante visioni. Per il momento, quello che noi sappiamo del modello cinese è un forte modello antagonista al modello anglo-americano, libera-anglo-americano, giapponese, europeo, diciamo, al liberismo occidentale. Ed è un modello che si basa sul fatto che loro viaggiano a grandi velocità e assumono dei primati di ordine in gran parte tecnologici. Cioè l'ultimo primato che stanno per assumere, questa è una notizia, è che verrà quotata in borsa, nella borsa di Shanghai e di Hong Kong, una società, mettetela in testa, che si chiama Ant Group, ANT Group. Ed è una società di proprietà di Alibaba. Alibaba è l'Amazon cinese, quindi c'è di mezzo Jack Ma, il fondatore di Alibaba.
quale però Jack Ma lo ritroviamo anche all'ONU, che gli è stato dato l'incarico di, per esempio, di supervedere insieme ad altri, insieme ai coniugi Gates, alla moglie di Gates, di supervedere la governance planetaria di Internet. Allora, torniamo però a Jack Ma, Alibaba, all'Ant Group. L'Ant Group verrà collocato nella borsa di Shanghai. La borsa di Shanghai farà un salto qualitativo immenso, perché Ant Group sarà il primo gruppo che gestirà fintech su grande scala, cioè tecnologia finanziaria su grande scala, in particolare lo yuan digitale. Allora, lo yuan digitale è una cosa che ha già debuttato, qua se ne parla poco, ma la Lagarde ha detto anche noi dobbiamo fare l'euro digitale. 2 settimane fa, esatto, l'euro Allora, digitale. questo è un pezzo del reset. È inutile che l'australiano dice quelli sono cattivi, ma... però facciamo un altro passo indietro, poi magari concludiamo per oggi, Certo. oppure no, oppure continuiamo come da fare. Perché l'australiano se la prende con Davos e dice che a Davos ci stanno i fascisti e poi dice che sono alleati con, cioè, che ci stanno i comunisti che sono alleati con i fascisti cinesi? Perché in realtà lui è una delle voci di Trump. Cioè, quello che sta connotando questo momento, reset, non reset, o il reset trumpiano o reset del deep state, è il posizionamento nei confronti delle elezioni americane. Cioè, se tu sei per Trump, in questo momento vedi il mondo in un certo modo. Se sei contro Trump, vedi il mondo in un altro modo. Cioè, ma mai è successa che la polarizzazione che c'è sempre stata al momento delle elezioni americane coinvolga chiunque. Cioè, il mondo è, non dico che è fermo, ma non succedono le grandi cose perché stiamo aspettando se il mondo vedrà alla Casa Bianca Trump o Biden. Questa è una verità. Allora, È vero. anche questo, diciamo, voglio dire. Per esempio, il PD, mi dicono che il PD sia atlantista, no? Mentre i 5 Stelle sono più filocinesi. Ma che tipo di atlantismo è quello del PD? Pro-Trump? No, è sicuramente un atlantismo pro-Biden, no? Per tornare un attimo a casa nostra. Quindi, sono da destra o da sinistra? Non si capisce. I 5 Stelle, quando si aprono e dialogano con il Partito Comunista, eccetera. Lo fanno per affari o lo fanno anche con intento ideologico, se mai ci sia intento ideologico, so de destra o so de sinistra. E la Lega, quando voleva aprire a Putin, era de destra o de sinistra? E adesso gli è stata interdetta l'apertura e così via. Insomma, però torno a dire, noi in questo momento ci abbiamo. Il grande reset significa che la pallina gira, oh, nella roulette della storia. Tutti hanno fatto le loro puntate, ognuno ha fatto la sua puntata. Ma la grande puntata, rosso e nero, in questo momento è Trump o Biden. Poi si Certo. apriranno le sottopuntate sul tavolo della storia, ma in questo momento è questa. Per Glauco, esempio, io. una delle grandi sottopuntate, qui lo dico velocemente, è Israele. Con la Cina, che farà? Perché fino a maggio Israele aveva cominciato a cinguettare fortemente con la Cina. Fino a maggio, infatti, se andate a guardare i giornali, fino a maggio ci sono notizie di incontri, di cose. Allora la nostra società verrà, farà la società cinese verrà e farà una grande cosa. Trump ha telefonato a Netanyahu e ha detto a fratelli, perché poi sono fratelli di loggia. Certo. Dice a fratello, ma che vuoi fare? Non si può fare. E stacca la e allora dal 20 maggio non se ne parla più. Ma questo perché Trump, se domani vince Biden, Israele che fa? Ricomincia il dialogo con i cinesi o no? Non lo so, credo di Certo. sì. Personalmente credo di sì, però questo è un altro snodo, perché poi il riposizionamento o il posizionamento di Israele
e quindi in gran parte della finanza ebraica, nei confronti del colosso cinese, contribuisce al reset. Quindi non è questione di quel reset lì è cattivo, quell'altro è buono, è questione che qua ci sono dei colossi che smuovono assi della storia. E poi ci siamo noi che siamo dei nani subordinati che guardiamo dal buco della porta. Diciamo che era più facile 200 anni fa, quando c'era Napoleone, si sapeva quali erano le sue mire, si sapevano quali erano i monarchici che erano in Europa. Adesso invece con Vabbè, tutto però questo. anche là, nel caso di Napoleone, ad esempio, Napoleone ha fatto un gioco molto perverso nei confronti della presa di Roma, no? L'ha rimandata, cioè ha fatto sì che venisse rimandata per tanto tempo, poi cioè, ha innescato la cosiddetta questione romana e lì dentro c'era la massoneria che giocava, i cattolici che giocavano, non devo dire che la finanza ebraica non giocava, però giocava in gran parte forse anche il brigantaggio e così via, cioè c'erano tre dei quattro poli. Ecco, ok, la domanda finale che ti volevo fare, Glauco, perché siamo già veramente oltre, ma è stata veramente molto interessante. Ti faccio fare un po' da sibilla cumana, anche forse una domanda un po' banale. Secondo te, chi vincerà? Chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti? No, perché adesso arriva il momento di fare così delle previsioni, come nel 2016, se ti ricordi. Bisogna, non ne ho la più pallida idea, credimi, cioè, non ne ho idea. Cioè, da quello che dicono le televisioni sembra che insomma, i giornali italiani, che insomma, Biden sarà sicuramente privilegiato. Donald Trump forse ha recuperato subito dopo questo ricovero ospedaliero che qualcuno È dice è stato vero perché tutto. poi se tu dipende dai portatori, dai raccoglitori di dati, cioè il punto di osservazione modifica la realtà. Ci sono dati che danno a favore Biden e dati che danno a favore Trump o comunque con oscillazioni molto diverse in questo momento. Siccome non c'è un'oggettività sulle previsioni, non ho la più pallida idea e comunque ne vedremo delle belle o ne vedremo delle brutte, insomma, cioè può succedere di tutto. Il colpo di scena Trump c'ha Covid-19, per qualche ora ha fatto pensare che Trump era morto, no? Sì, E invece certo. poi lui in 3 giorni, con tutti i consulenti, le cose, ha rimesso in piedi un teatrino incredibile e potrebbe aver anche acquistato un consenso straordinario. Beh, Non ma anche no, nel nostro piccolo Berlusconi, dopo una settimana, è uscito fuori dall'ospedale San Raffaele e sembrava che fosse stato in una farm, quindi posso dire. questo però, Probabilmente i grandi hanno altri sistemi di cura. nel caso di Trump, se lui riesce a accreditarla, questa immagine significa c'ho ragione io, tutti quelli che vi dicono che Covid è una pandemia e lo fanno per mettervi paura, per terrorizzarvi, mentre io vi dico che la cosa si può superare in allegria e che noi continueremo a essere la più grande nazione del mondo, per cui votatemi. Grazie Glauco, come sempre è stato un piacere. Vediamo se riusciamo una volta alla settimana a trattare di argomenti alti, perché questi sono argomenti alti che pochi toccano ma sono molto interessanti, e dare ancora più visibilità a questo stato di cose, ordine e caos, che come tu giustamente hai detto, ogni giorno nella nostra testa, nel nostro cervello, continua sempre a lottare. Sì, infatti, Grazie Glauco. l'importante è guardare il mondo dal satellite. È un po' Sì. difficile Se perché per noi umani che viviamo si questi guarda il mondo giorni. dal satellite si ha un punto di osservazione molto, diciamo, privilegiato e che consente di dire delle cose che altrimenti non riesci a dire, se no stai sempre nel condominio e ti sembra che quella scala A sia cattivo, che tu stai nella scala B, che c'hai i tuoi diritti e che quello, il gatto di quello lì ti ha ammazzato l'uccellino e tutto il mondo gira intorno al condominio, Alla caverna di Platone. cioè al Parlamento italiano. Ma non è così, Grazie non si sono manco accorti che ci sono i trattati internazionali. Glauco, grazie ancora. Ci vediamo domenica alle 21 per un'altra trasmissione di Homo Sapiens. Ciao.